Ciao, bentornati a mia stanza e oggi vorrei fare una piccola recensione su questo gloss barra tinta, diciamo, che in teoria dovrebbe essere un lip gloss long lasting effetto matte, quindi tipo una tinta, però ovviamente non resistente quanto una tinta essendo un lip gloss. Quindi partiamo col fatto che dovete ricordare che comunque questo genere di cose deve avere una base sotto, ovvero delle belle labbra. Le mie sono uno scatafascio, quindi ho messo adesso il burro cacao, quindi lo lascio un po' idratare, poi vado ad applicare questo perché comunque quando si asciuga le secca molto, non che si asciughi tantissimo come le tinte, quindi non fa un effetto completamente opaco, però è abbastanza carino, quindi lasciate, se potete fate anche magari uno scrub o cose del genere, perché altrimenti è inguardabile l'effetto. Quindi adesso prendo un fazzoletto, ok, ho tolto il burro cacao e l'applicatore è come un lucidalabbra, quindi anche come le tinte normali, ha un odore fortissimo di caramella al mou, quindi se non vi piace questo odore non, stateci alla larga. Prendo il mio specchietto, adesso lo applichiamo. Vedete, è abbastanza coprente, quindi non è come i lip gloss normali. Adesso lo lasciamo asciugare per qualche minuto e poi vediamo com'è. Ok, sono passati 5 minuti e comunque chi è abituato alle tinte sa che dopo 5 minuti quelle che diventano opache sono completamente opache, quindi si sono asciugate. Questo comunque rimane molto cremoso, si asciuga, ci mette molto di più ad asciugarsi essendo un lip gloss. E ovviamente non dura quanto una tinta, se dura all'incirca 2 ore forse, ma forse se non bevete, non mangiate e non parlate troppo, perché altrimenti vola via come se niente fosse, quindi per una cosa veloce potrebbe anche andare, perché comunque è abbastanza coprente e confortevole, anche se a lungo andare, cioè con l'asciugarsi si sente proprio che tira, ecco. Quindi però per quello che costa io lo trovo una soluzione abbastanza carina per magari qualche uscita, qualche cosa così. Ovviamente è abbastanza lucida, quindi non diventa completamente opaca, purtroppo non è una tinta. Non diventa opaca, perché non diventa opaca come promette il packaging, non è long lasting, cioè sì, è long lasting per essere un lucidalabbra, ma per essere come un rossetto non è long lasting per niente, quindi è abbastanza carina, però non mi lamento, ecco. Il nome è Silky Red, non so se si vede, comunque è il rosso, quindi per me diciamo che potrebbe andare, se non presa come tinta ma come lucidalabbra, appunto, quindi per me va bene. Questa era la mia recensione, se vi ha fatto piacere fatemelo sapere con un commento o con qualcosa, potete scrivermi ovunque, anche su Facebook, su Instagram, su Twitter, dove volete, cercatemi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!